Preoccupazione sulla via Faentina nel comune di Fiesole all'altezza di Pian de Mugnone quando c'è stata una fuga di gas intorno alle 10. Durante i lavori per l'allaccio del gas a una palazzina è stata scoperta questa fuga di gas che aveva riempito il cavedio di uno scannafosso e sono stati evacuati un asilo, due negozi e alcune abitazioni. Intervenuti anche i vigili del fuoco, la situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore. Eravamo intervenuti per fare un nuovo allaccio a questa palazzina qua e nulla, si è trovato una fuga. E questa fuga praticamente aveva riempito il cavedio, lo scannafosso che c'è sotto al contatore. E quindi la preoccupazione era che essendo tutto pieno potesse succedere qualcosa di grave, insomma. Sono intervenuti i vigili del fuoco e poi nulla, sono riusciti a trovare la valvola e a chiuderla e quindi ora sono in sicurezza e si può intervenire col lavoro. Per precauzione sono state evacuate un asilo e due esercizi commerciali e qualche abitazione. Sì, appunto la preoccupazione era proprio perché si era riempito questo cavedio prima di arrivare a diciamo, a una disgrazia.